alla quinta puntata di Mezz'ora con Elena Blavatsky, a cura di Roberto Romiti. Buon ascolto. Eccoci qua alla mezz'ora più o meno numero 5. Per chi vuole approfondire le opere di Madame Blavatsky e dintorni, ci sono due siti benemeriti che mettono a disposizione tutte le varie opere. Li ho già citati, uno si intitola istitutocintamani.org, testi tradotti, e lì si trovano tutte le opere principali, non solo di Madame Blavatsky, ma di altri autori importanti. Poi l'altro, a cui faccio spesso riferimento, con oltre 2300 testi, si chiama famigliafideus.com. Qui in particolare io ho messo anche le ultime mie opere fatiche, che si possono sempre leggere gratuitamente, che trattano di questi argomenti. In particolare ho pubblicato un testo che si intitola Chiara di Madame Blavatsky. Di solito io faccio l'assemblatore. Ci sono dei libri miei, ne ho pubblicati circa una quarantina, ma qui vado a riprendere cose che non sono o non sono più in commercio o in ogni caso costano, e quindi uno se le può trovare lì. Quindi Chi ha paura di Madame Blavatsky, poi restando sempre in argomento, uno dei miei preferiti è Krishnamurti. Su Krishnamurti io ho pubblicato una trilogia di Krishnamurti che comprende Ai piedi del maestro, quello che moltissimi conoscono. Ma 4 anni dopo Krishnamurti ne ha pubblicato un altro che io ho intitolato Ai piedi del maestro parte seconda. Lui dice: adesso ho capito che cosa ho scritto, perché nel primo Ai piedi del maestro lui ha sempre detto è il mio maestro. Io sto soltanto riportando le sue parole. Quindi Nei piedi del maestro parte seconda, Krishnamurti, che oramai è più grandino, ha 19 anni mi sembra, commenta Ai piedi il primo. Poi il terzo volume che c'è in questa trilogia sono 32 poesie di Krishnamurti. A un certo punto lui ha sentito la necessità di scrivere delle poesie, poi non l'ha più fatto. Pochi conoscono le poesie di Krishnamurti, che non sono La donzelletta viene dalla campagna, cioè ognuno ha un certo significato. Quella più atroce è quella rivolta al fratello, a suo fratello morto, quando ha dovuto prendere atto che Nitya era morto. All'interno di famigliafideus.com Romiti c'è anche un omaggio a Adriano Olivetti e a Maria Montessori. Pochi sanno, non molti sanno, che Adriano Olivetti e Maria Montessori sono stati teosofi. La Montessori ha vissuto circa 10 anni, forse più di 10 anni, ad Adyar, nella sede della Società Teosofica in India, e ci sono le foto relative anche nel libro, dove ha insegnato, dove è stata ospite. La Montessori si era iscritta alla Società Teosofica nel 1899. E se si conoscono un po' le opere teosofiche, si capisce anche perché è venuto fuori il metodo Montessori. Adriano Olivetti, della famosa azienda Olivetti di Ivrea Macchine per Scrivere, mio padre lavorò 40 anni, quindi io fino all'età di 18 anni sono rimasto a Ivrea per andare poi a Torino. Adriano Olivetti era teosofo, non solo. Andando in internet alla voce libreria, biblioteca Adriano Olivetti,
si trovano i circa 3.000 libri che lui aveva, i suoi. 3.000 volumi dove chi non conosce questo Olivetti si sorprenderà e capirà perché era un tipo un po' particolare. All'interno ci sono libri di Roberto Saggioli, Annie Besant, La dottrina segreta di Blavatsky, tutti i volumi in inglese perché lui l'ha comprato, mi sembra, nel 1936. In italiano la dottrina segreta non era ancora stata tradotta. E oltre 20 libri di Rudolf Steiner. Quindi, se tante altre cose, è perché il movimento che lui ha creato, che si chiamava Comunità, fosse l'equivalente dell'altro movimento portato avanti nel tentativo di creare una nuova società, questo con la nuova società teosofica. La parola magica era ed è ancora fraternità. Bene, sempre in Famiglia Fideus c'è anche un omaggio che ho voluto fare a Roberto e a Maria Luisa Hack, i genitori di Margherita Hack. In particolare Roberto Hack è stato segretario generale della Società Teosofica e hanno portato per anni questa bambina, Margherita, in giro per i vari congressi. Si capisce perché poi Margherita Hack ha sentito la necessità di andare nello spazio, perché avrà sentito centinaia di volte parlare piano astrale, i fantasmi, la Blavatsky, sti teosofi, insomma, mediamente spenticchi, anche se io sono stato iscritto per una quarantina d'anni, ho già detto che sono stato presidente di due gruppi teosofici. Bene, un altro libro che consiglio, che si trova sempre in familiafideus.com, il titolo è Il sentiero comincia da qui. All'interno io ho messo di Krishnamurti i piedi del maestro, il primo, di Mabel Collins La luce sul sentiero e di Blavatsky La voce del silenzio. Sono tre piccoli testi che ti portano dalle elementari all'università. Bene. Premesso questo, noto ancora una volta, acceso dell'incenso. Un amico ha detto: siccome parli di elementare, di entità, accendi dell'incenso che allontani queste cose. Ho già visto anche altre volte che allontanerò gli elementali, ma io mi intossico perché mi viene da tossire, parlo anche male, ma resistiamo. Andiamo avanti con la mezz'ora con Madame Blavatsky. Domanda. Vorrei approfondire il fenomeno della medianità. Dopo la caduta progressiva e irrefrenabile delle religioni e dei partiti politici, io dico che assistiamo oggi all'emergere di una nuova politica religiosa, se così posso azzardare. Vediamo apparire nei vari media un'infinità di medium o canalizzatori, in gran parte donne. Ma mentre una volta il medium era scelto ignorante, se non analfabeta, oggi spuntano canalizzatori e medium già studiati, cioè dotati di notevole cultura e presenza scenica. E non parlo solo di quelle canalizzatrici in particolare che parlano direttamente con la Madonna, da Astar Sheran all'Arcangelo Gabriele, da Ramta a Gustavo Roll, da Napoleone ad Albert Einstein. Non c'è personaggio che non sia così disponibile da partecipare ad incontri terreni a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Sta quasi passando di moda programmare un incontro con i parenti defunti. Ci puoi dare qualche notiziola a riguardo? Blavatsky. Quello che dirò circa la varietà degli spiriti e degli altri esseri invisibili sviluppati nella luce astrale non è basato su supposizioni, ma su un'esperienza diretta e su osservazioni autentiche. Crediamo che non ci sia un solo genere di medianità di cui non abbiamo visto degli esempi nei diversi paesi nel corso di questi ultimi 35 anni. L'India, il Tibet, il Borneo, il Siam, l'Egitto, l'Asia Minore, l'America del Nord e del Sud ed altre parti del mondo ci hanno tutte mostrato il loro aspetto particolare dei fenomeni medianici e dei poteri magici. La nostra multiforme esperienza ha completamente confermato gli insegnamenti dei nostri maestri e della dottrina segreta, libro di Blavatsky, e ci ha mostrato due verità importanti. Innanzitutto, per l'esercizio della medianità sono indispensabili una purezza personale e l'esercizio di una volontà allenata e indomabile. In secondo luogo, gli spiritisti non possono mai essere certi dell'autenticità delle manifestazioni medianiche, a meno che non abbiano luogo alla luce e in condizioni ragionevoli di verifica tale che un tentativo di frode possa essere scoperto immediatamente. Benché in genere i fenomeni fisici siano prodotti dagli spiriti della natura, per non essere fraintesi, faccio notare che dei veri spiriti umani disincarnati, in circostanze eccezionali, come per esempio l'aspirazione di un cuore puro, o sotto l'influenza di qualche pensiero intenso, o di un desiderio non soddisfatto al momento della morte, trattino, possono manifestare la loro presenza in sogno o sotto forma di visione, o anche proiettare la loro apparenza oggettiva, se questa ha luogo poco tempo dopo la morte fisica. Messaggi possono essere prodotti direttamente con la scrittura autentica dello spirito, essendo allora il medium influenzato tanto sconosciuto lui stesso quanto lo è agli spiritisti moderni. E qui c'è già tutto quello che è successo da allora in poi, nei vari cerchi, triangoli e quadrati. Dice ancora Madame Blavatsky: quello che sosteniamo e sosterremo sempre è che nessun vero spirito umano può materializzarsi, cioè rivestire la sua monade di una forma oggettiva. Descrivo adesso monade, tratto dal glossario teosofico di Madame Blavatsky. Monade, l'unità, l'uno, ma in occultismo significa spesso la triade unificata, Atma, Buddhi, Manas, o la diade, Atma Buddhi, quella parte immortale dell'uomo che si reincarna nei regni inferiori della natura e gradualmente progredisce attraverso essi fino all'uomo, quindi fino alla meta finale, il Nirvana. Blavatsky. Anche negli altri casi, da quelli detti finora, bisogna che vi sia un'attrazione veramente potente per attirare un puro spirito disincarnato dal radioso stato
devacianico, paradiso, che è la sua dimora, da attirarlo nell'atmosfera malsana da cui è sfuggito lasciando il suo corpo terrestre. C'è chi glielo fa fare? Blavatsky. Abbiamo trovato in questi giornali spiritici numerosi casi in cui sono state viste apparizioni di cani e di altri animali. Di conseguenza dobbiamo pensare che tali spiriti di animali appaiano, benché ci riserviamo il diritto di concordare con gli antichi sul fatto che queste forme sono solo delle illusioni create dagli elementali. Malgrado ogni prova e probabilità, gli spiritisti sosterranno che sono gli spiriti degli esseri deceduti che agiscono anche nella materializzazione degli animali. Domanda, possiamo fare un esempio? Blavatsky. Immaginiamo per un istante un orangutan intelligente, o qualsiasi altra scimmia antropoide, disincarnata, privata cioè del suo corpo fisico e in possesso di un corpo etereo o astrale, se non immortale. Se la porta di comunicazione fra il mondo terrestre e il mondo spirituale fosse aperta, che cosa impedirebbe alla scimmia di produrre fenomeni fisici simili a quelli che vede produrre agli spiriti umani? L'orangutan del Borneo è di pochissimo inferiore al selvaggio in intelligenza, seppure lo è. Wallace e altri grandi naturalisti citano alcuni esempi della sua meravigliosa intelligenza, benché il suo cervello sia inferiore in volume a quello del meno sviluppato dei selvaggi. Si presume, è vero, che non possono esserci scimmie nell'altro mondo perché non hanno anima, ma sembra che le scimmie abbiano tanta intelligenza quanto alcuni uomini. Perché dunque questi uomini, che non sono in niente superiori alle scimmie, avrebbero degli spiriti immortali mentre le scimmie non avrebbero? Questi risponderebbero che né gli uni né le altre hanno spirito e che l'annichilimento li attende tutti alla morte fisica. Ma i filosofi spirituali di tutti i secoli sono d'accordo sul fatto che l'uomo, dall'ultimo dei selvaggi al più saggio dei filosofi, occupa un gradino di livello più elevato dell'animale, possiede qualcosa che manca all'animale. Gli antichi, infatti, insegnavano che l'uomo è una trinità settenaria, composta di un corpo, di uno spirito astrale e di un'anima immortale, mentre l'animale non è che una dualità e possiede perciò cinque principi invece di sette. L'uomo fisico non è che il più alto sviluppo della vita animale. Se, come ci dicono i sapienti, anche il pensiero è materia, e se ogni sensazione di sofferenza o di gioia si accompagna ad una perturbazione nell'etere, perché il pensiero brutto e rozzo di un orangutan o di un cane non si imprimerebbe sulle onde eteriche della luce astrale nella stessa maniera di quello dell'uomo, assicurando così all'animale una continuità di vita dopo la morte? Ciò che sopravvive dopo la morte del corpo astrale come individualità è l'anima astrale, che Platone nel Timeo e nel Gorgia chiama l'anima mortale, perché rigetta le sue particelle di materia ad ogni progressivo cambiamento verso una sfera superiore. Questo articolo
è stato pubblicato postumo nel 1893. Blavatsky è mancata nel 1891. Domanda. Personalmente sono attirato dalla storia egizia molto più di quella indiana, greca o romana. Nel 1990, sulla rivista dell'Età dell'Acquario, che allora dirigevo su richiesta di Bernardino Del Boca, dopo la dipartita dell'amico editore Edoardo Bresci, ho pubblicato l'articolo Restituiamo le mummie all'Egitto. Non era ancora scoppiata la nuova moda dell'antico Egitto nel 90. Spesso i cosiddetti storici parlano di certi fatti come di fantasie malate o di leggende per bambini. Cosa ci puoi dire al riguardo? Blavatsky. Nella mia dottrina segreta ho scritto sufficientemente della dinastia divina dei Mani, M maiuscolo. Tuttavia, alcuni fatti particolari dello stesso genere possono essere registrati secondo dei papiri autentici e dopo recenti scoperte archeologiche. Gli orientalisti, obbligati a pubblicare il contenuto di alcuni apprezzati papiri, li definiscono ora romanzi del tempo del tale e tal'altro faraone. Come sono cambiate le cose. Uno di questi papiri è il cosiddetto Lepsius Papyrus del Museo di Berlino, che il museo ha appena acquistato dagli eredi di Richard Lepsius. È scritto in caratteri sacerdotali, in lingua egiziana, copto antico. Lo si considera come una delle più importanti scoperte archeologiche perché fornisce dei dati di paragone e permette di correggere molti errori nell'ordine di successione delle dinastie. Disgraziatamente mancano i frammenti più importanti. Gli egittologi hanno concluso che si tratta di un romanzo storico del XXI secolo a.C., risalente ad alcuni avvenimenti che avrebbero avuto luogo sotto il regno del faraone Cheope. Mannaggia Blavatsky. Sotto il regno del faraone Cheope, supposto costruttore della piramide dallo stesso nome, e il cui regno fu in piena fioritura, se è esistito, nel 26 secolo prima della nostra era. Questo l'ha scritto nel 1886. Vai Malanga con Khufu e Company. Supposto costruttore. Domanda: perché la parola magia non gode di una buona reputazione? Blavatsky. Pensate voi che la magia si limiti a semplici storie di streghe che cavalcano manici di scopa per trasformarsi in gatti neri? Le leggi della natura sono immutabili. Le condizioni che permettono a un medium di essere trasformato e interamente assorbito nello svolgimento della seduta, assorbito dallo spirito fino al punto di prendere l'apparenza di un'altra persona, agiranno tutte altrettanto bene se a questo spirito, o piuttosto a questa forza, prende fantasia di rivestire l'aspetto di un gatto. Un miracolo non è una violazione delle leggi della natura, tranne che dal punto di vista degli ignoranti. Dice Elena. La magia è semplicemente una scienza, una conoscenza profonda delle forze occulte della natura e delle leggi che governano il mondo visibile o invisibile. Fra le mani di un adepto, di un maestro, lo spiritualismo diventa magia, perché egli conosce l'arte di legare insieme le leggi dell'universo senza infrangere nessuna di esse. E dunque senza violare la natura.
Fra le mani di un medium esperto, lo spiritismo diventa invece stregoneria inconscia. Perché? Permettendosi di diventare uno strumento impotente al servizio dei diversi spiriti di cui il medium non conosce nulla, salvo ciò che essi vogliono lasciargli percepire, egli medium apre senza saperlo una porta di comunicazione fra i due mondi, da dove si precipitano le forze cieche della natura, contenute nella luce astrale, anziché gli spiriti buoni e cattivi. Adepti come Mesmer e Cagliostro sanno controllare gli spiriti e non lasciano cadere né i loro pazienti né essi stessi sotto il controllo degli spiriti. Nelle loro mani lo spiritualismo fu al sicuro. Gli spiriti cattivi comunicano raramente tramite una persona pura, virtuosa e di natura buona. È ancora più raro che spiriti puri scelgano un canale impuro. I simili si attirano. Madame Blavatsky distingue tra spiritismo e spiritualismo. Adesso torno al glossario teosofico. Per parlare un pochettino di Friedrich Anton Mesmer. Cosa dice Madame Blavatsky? O cosa hanno detto a lei di dire? Medico famoso che riscoprì ed usò praticamente quel fluido magnetico che è nell'uomo, che fu chiamato magnetismo animale e la cui pratica, dal suo nome, si chiama mesmerismo. Nacque nel 1734 e morì nel 1815. Era un membro iniziato della fratellanza dei Fratres Lucis e di Luxor, e del ramo egiziano di questi ultimi. Fu il consiglio di Luxor a sceglierlo, secondo gli ordini della Grande Fratellanza, affinché agisse nel secolo XVIII come uno dei loro tipici pionieri, inviati nell'ultimo quarto di ogni secolo per illuminare nella conoscenza occulta una piccola parte delle nazioni occidentali. In questo caso fu Saint-Germain che sovrintese allo sviluppo degli eventi. Più tardi Cagliostro fu incaricato di collaborare, ma avendo egli fatto una serie di errori, più o meno fatali, fu richiamato. Mesmer nel 1783 fondò l'Ordine dell'Armonia Universale, nel quale fu presumibilmente insegnato solo il magnetismo animale, ma che in realtà esponeva i principi, i metodi degli antichi Asclepieia, i templi terapeutici e molte altre scienze occulte. Blavatsky su Cagliostro, un famoso adepto il cui vero nome, secondo i suoi nemici, si dice essere Giuseppe Balsamo. Nacque a Palermo e studiò sotto la guida di un misterioso straniero di cui si sa ben poco. La versione normalmente accettata della sua vita è troppo ben conosciuta perché ci sia bisogno di ripeterla, ma nulla è stato mai detto della sua storia vera. Il suo destino fu quello di ogni essere umano, che dimostra di sapere più dei suoi simili. Fu lapidato dalle persecuzioni, menzogne e accuse infamanti, e fu amico e consigliere dei personaggi più illustri e potenti dei paesi che visitò. Infine fu processato e condannato a Roma come eretico e si dice che morì durante la prigionia in un carcere dello Stato. Eppure, egli non subì tutto questo ingiustamente, poiché, sotto alcun aspetto, era venuto meno ai suoi voti, era caduto dal suo stato di castità
ed aveva ceduto all'ambizione e all'egoismo. Mi sembra che qui, in sintesi, se si è chiarito bene il recinto in cui si muoveva il Cagliostro. Torno alle parole di Manuel Blavatsky. Blavatsky. Mettere in dubbio la magia è semplicemente rigettare la storia di un periodo che copre più di 4.000 anni, come pure le affermazioni dei testimoni oculari di quei periodi. Incominciando da Omero, Mosè, Ermete, Erodoto, Cicerone, Plutarco, Pitagora, Apollonio di Tiana, Simon Mago, Platone, Pausania, Giamblico, e continuando questa serie interminabile di grandi uomini, storici e filosofi, che credevano nella magia o erano essi stessi magi, arriviamo ai nostri autori moderni, quali William Howitt, Joseph Ennemoser, de Musso, il marchese de Mirville e il defunto Eliphas Levi, 1810-1875, che fu lui stesso un grande mago. Non voglio però che si pensi che io voglia gettare il discredito e il ridicolo su tutti i medium. Io stesso sono spiritualista, ma non faccio parte di quei fanatici che accettano ciecamente le dichiarazioni di tutti gli spiriti, perché io ho visto svariati fenomeni che in America non si immaginano nemmeno. Esiste dunque, dico io, una magia bianca e una magia nera, Blavatsky. Tutti coloro che hanno viaggiato in Oriente e si sono presi cura di fare delle investigazioni serie, non possono dubitarne. Essendo la mia convinzione ben salda, sono sempre pronto a sostenere e a proteggere tutti i medium onesti e perfino eccezionalmente anche un medium che potrebbe sembrare disonesto, perché so troppo bene quanto tali medium diventino strumenti impotenti e siano vittime dell'influenza di esseri inferiori, invisibili. Qui termino questo incontro e do l'appuntamento al prossimo, che sarà il sesto. Adesso, per chi ha voglia di circa 12 minuti di respiro aperto nelle montagne e nei mari, consiglio la carica dei 12.555. Sono circa 12 minuti dove la musica di Rino Capitanata, le parole di Alberto Lori, la selezione dei testi è stata fatta mia sulla base di un'esperienza più che cinquantennale. Sono frasi che sono utili a diversi livelli di frequenze. Provare per credere. Alla prossima. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Ora 15 minuti di meditazione. Thank you.
Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere
è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.